Si è svolta nella mattinata odierna a Carovigno la manifestazione degli agricoltori. Sono stati coinvolti oltre 100 lavoratori che sono arrivati in Largo Machiavelli con più di 60 trattori. Presente a sostegno dell'iniziativa pacifica anche il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti. Le richieste sono quelle che vediamo e stiamo vedendo nel quotidiano. Non è solo un'adesione a una protesta che dilaga in Europa e che sta prendendo piede in tutta Italia e in tutte le regioni. Carovigno è una realtà importantissima dal punto di vista agricolo e quindi non si può rimanere fermi in quello che è l'introduzione dell'IRPEF agricola sui terreni, il carburante agricolo che perderà le agevolazioni nel prossimo futuro e soprattutto una politica europea, quella del Green Deal, che mette ancora di più in difficoltà. L'agricoltura è vita, è nutrimento, è cibo, è tutto, e quindi pagare gli agricoltori per non coltivare mi sembra una assurdità, anche per tutto quello che sta accadendo in merito al cibo sintetico e a tutto quello che sono le direttive europee che impongono un'agricoltura che non è più quella, e in questa agricoltura noi sicuramente non ci riconosciamo. Noi qui a Carovigno siamo la prima città, e io volevo ringraziare il comitato spontaneo che si è creato qui a Carovigno per questa manifestazione pacifica, autorizzata, dove la città di Carovigno vuole portare la propria voce sia a livello regionale che al governo nazionale. Carovigno rappresenta tanto, e non da ultimo anche il problema della xylella attanaglia queste realtà, le realtà delle aziende agricole che soffrono sempre di più. Quest'anno è stata una mosca bianca quella dei prezzi elevati, però si può avere prezzo elevato ma se non si ha produzione, molto presto queste aziende agricole, le nostre aziende agricole, non potranno che chiudere. Ci stanno togliendo la dignità e non voglio aggiungere altre cose perché siamo molto arrabbiati. Il gasolio non si può più comprare. Tutte a noi ci dicono di non usare fitofarmaci e dall'estero arrivano grano e quant'altro. Bravo, con tanti fitofarmaci che non si sa neanche che cosa c'è dentro. E allora ovviamente che cosa possiamo dire di più? Per adesso stiamo manifestando pacificamente e speriamo di continuare pacificamente. Hanno messo il divieto di seminare il grano perché vogliono indurre a importazione di questa farina qua. Seguo le parole che ha detto, non è che è sparita il prodotto italiano, non è mai stato il prodotto italiano, stanno solo i documenti italiani, Made in Italy, ma non c'è niente di Made in Italy, che non ce lo fanno coltivare. E tutto quello che arriva che poi viene falsificato è messo Made in Italy. Adesso ci hanno in testa formaggio o non formaggio, latte o non latte, grano non si può coltivare, e poi ci dicono pure di comprare il trattore all'80% con i fondi, e che compriamo il trattore con i fondi e poi lo dobbiamo tenere in garage, lo compriamo a fare.